Diamo il benvenuto a Carlo Rovelli, fisico teorico. Buonasera professore, responsabile del gruppo di ricerca. Prego. Grazie. Benvenuto di martedì. Sulla gravità quantistica dell'Università di Marsiglia. Allora, un ospite piuttosto insolito per il nostro studio, ma che ci aiuterà a capire delle cose che è sempre molto difficile capire, almeno per me. Ha scritto numerosi saggi, l'ultimo dei quali è questo, un vero caso editoriale, perché ci accompagna alle grandi scoperte della fisica con un linguaggio semplice e pieno di poesia. Si chiama Sette brevi lezioni di fisica, edito da Adelphi. Allora, professore, sette lezioni in fisica in cui spiega cose complicatissime. Partiamo da quello che abbiamo orecchiato tutti. La relatività di Einstein, cos'è? La relatività di Einstein è intanto una cosa che ormai ha 100 anni, quindi non è una cosa nuova, è una cosa che fa parte della fisica assodata, diciamo. Ed è il momento in cui abbiamo imparato che lo spazio e il tempo sono diversi da come li intuiamo di solito. Che vuol dire? Ma, per esempio, vuol dire che il tempo va a velocità diverse in luoghi diversi. Gli orologi misurano un passaggio del tempo diverso, più in alto, più in basso. Cioè il tempo... Il tempo in alto va più veloce e in basso va più lento. Alto dove? Cioè al quinto piano? Ah no, no, si misura anche a 20-30 centimetri di distanza con orologi molto precisi. Montagna un pochino più lento, cioè un po' più tempo. Se lei avesse un fratello gemello che vive in montagna, quando vi incontrate dopo 50 anni, lui è un pelino più vecchio. Allora, partiamo dal principio. Cos'è il tempo? Facile. Credo che dobbiamo sollevare un po' in studio, perché non si sente bene nello studio. Prego, l'audio in studio va alzato, prego. Allora, cos'è il tempo? Cos'è il tempo è una domanda molto difficile, perché è una domanda a cui si risponde per gradi. C'è una descrizione del tempo molto precisa nella fisica di Newton, scopriamo che è sbagliata perché trascura questi fenomeni. C'è una descrizione del tempo nella fisica di Einstein che tiene conto di questi fenomeni. E c'è una ricerca attuale sulla natura del tempo in corso con domande aperte, misteri. Credo che la risposta finale alla domanda cos'è il tempo non ce l'abbiamo ancora. Beh, ce ne dia una almeno prefinale. Le cose cambiano e il tempo è semplicemente un contare il cambiamento delle cose. Il che vuol dire che se non succede niente il tempo non passa. Questo è diverso da quello che abbiamo imparato a scuola, che è che il tempo passa comunque. Io credo che il tempo non sia qualche cosa che esista di per sé, ma esista soltanto quando qualche cosa cambia. Anzi, nelle equazioni che io e colleghi stiamo studiando adesso come equazioni fondamentali del mondo, il tempo non c'è completamente. Quindi il tempo nasce pian piano come descrizione macroscopica di cose grandi. Cioè, legata a qualcosa che succede, è legata in qualche modo allo spazio o al modo in cui noi ci relazioniamo allo spazio? Al modo in cui noi ci relazioniamo, lo spazio in cui le cose si relazionano una con l'altra. Se ci penso potremmo parlare sempre senza mai fare riferimento al tempo. Invece di dire stamattina alle 8 ho preso l'aereo per venire a Roma, potremmo dire stamattina ho preso l'aereo quando il sole era là, sono arrivato quando il sole era là. Potremmo sempre fare riferimento alle cose una con l'altra e mai fare riferimento al tempo. È possibile. Quindi è possibile descrivere la natura senza usare la nozione di tempo. E forse è necessario, perché il tempo nella struttura minuta delle cose diventa molto complicato. Cioè il tempo è il nome che diamo al cambiamento delle cose. Esatto. Ma il cambiamento delle cose non è determinato dal tempo, e questo esatto. È il concetto. Questa esatto. Cosa porta? Ma diciamo... Cioè cosa significa praticamente nella vita che noi studiamo, o che voi studiate, cosa implica un concetto del genere? Dunque, diciamo... Sono due, le risposte sono due. Quando Einstein capisce che lo spazio e il tempo non sono esattamente come pensavamo prima, è un passo avanti nella nostra comprensione del mondo. Ci interessa perché vogliamo sapere come è fatto il mondo. Però poi, diciamo, qui nello studio ci sono le luci, queste luci vanno a energia elettrica, questa energia elettrica in parte l'Italia la compra dalla Francia, immagino, perché non ce l'abbiamo abbastanza, la Francia la fa con le centrali nucleari, che funzionano grazie a delle formule che sono state scritte sulla base delle intuizioni di Einstein. Quindi l'uso poi di questa comprensione del mondo è fondamentale per la tecnologia in cui viviamo, pesantemente direi. Cos'è la meccanica quantistica? La meccanica quantistica è l'altra metà delle grandi scoperte del XX secolo in fisica. Cioè la relatività
che ha cambiato come pensiamo allo spazio e al tempo, e c'è la meccanica quantistica che ha cambiato come pensiamo alle cose, gli oggetti. E ci spiega, ci racconta, ci ha fatto capire, diciamo, descrive la nostra comprensione delle cose, che sono non solo fatte di sassolini, sono fatte di vibrazioni, di cose che nascono e muoiono. È come se le particelle che compongono le cose saltassero sempre da un posto all'altro. Il mondo è fatto di quanti, quanti sono il cuore della meccanica quantistica, piccole entità che pullulano, balzellano. Quindi il mondo è... Questa non è filosofia, è fisica, diciamo. È veramente fatto così il mondo. È veramente piccole particelle che rimbalzano. Questo cosa implica? Se non fosse fatto così non saremmo capaci di costruire i computer, i circuiti integrati. Quindi questo serve concretamente. Ecco, cosa serve? Beh, per esempio, per costruire tutta la tecnologia dei computer si basa sui circuiti integrati, sono i semiconduttori, e il modo, il dettaglio in cui funzionano, noi li sappiamo far funzionare perché sappiamo che ci sono questi salti quantici, queste cose. E sa che noi arriviamo a questi concetti solo attraverso il cinema, attraverso Hollywood fondamentalmente. Sì. Io esco da un cinema a cui ho portato i ragazzini, in cui c'è il mondo di domani, si può viaggiare nel futuro, si può andare nel passato, proprio perché c'è la meccanica quantistica. Ci sono tanti universi paralleli che si intrecciano, uno può passare di là e di qua. Ha una base reale un gioco sul tempo come quello che fanno al cinema, oppure no? Sì e no. Diciamo, qualcosa sì. Per esempio, recentemente Interstellar racconta di questo astronauta che va vicino a un buco nero, poi torna, e lui è ancora giovane, e sulla Terra sono passati tanti anni, tant'è vero che incontra sua figlia molto più vecchia di lui. Sì. Questo è fisica vera, diciamo, queste cose non succedono solo perché non abbiamo abbastanza soldi per costruire astronavi per andare fin là e tornare indietro. Perché? Mi faccia un esempio, come potrebbero succedere? Perché se una persona, cioè, suo fratello che vive al mare, per lui passa un po' meno tempo. Se suo fratello andasse vicino a un buco nero, dove c'è molta gravità, diciamo, parlando in maniera impossibile. Perché il tempo è legato alla forza di gravità. Sì, più si va vicino a una massa dove la gravità tira di più, più il tempo rallenta. Quindi il fratello... Rallenta perché se è un modo di misurare il cambiamento è più lento perché è più trattenuta la forza di gravità. È lento visto da... sì, più o meno sì. Potrebbe fare il fisico. No. Potrebbe... Sì, no, faccio un fisico. Allora... Ci si muove con maggior fatica, sì, perché c'è più forza di gravità. Sì. Quindi stiamo usando immagini facili perché sì, si arrivi a comprendere. Quindi diciamo, più sei vicino a un centro di gravità, più il tempo passa lentamente. Ovviamente, più te ne allontani, più passa velocemente. Esatto. Quindi se arrivi su nel cielo, per te sono passati 10 anni, perché è rimasto a terra è passato un mese. Esatto. È così. Esattamente. Ed è vero. È vero, è assolutamente vero. Queste cose si misurano in laboratorio. Ovviamente alle nostre scale le differenze sono piccole, non sono enormi. Ma se riuscissimo ad andare vicino a una stella molto molto massiccia come un buco nero, lì l'effetto sarebbe molto forte e potremmo tornare indietro, e nel frattempo sulla Terra sono passati 50 anni. Ma questo anni. Perché? Perché le particelle, i quanti reagiscono in maniera diversa? No, non si può pensarla così, ma è molto più pulito e funziona molto meglio pensare che è proprio il tempo che non è fatto. Il tempo non è una cosa che si muove tutte insieme, in ogni luogo si muove in maniera diversa. L'errore è pensare che c'è un tempo unico. E come, vi faccio un esempio, come sopra e sotto, no? Quando pensavamo che la Terra fosse piatta, sopra e sopra. Poi abbiamo capito che a Sydney sopra e sotto, certo, cioè che il sopra e sotto dipende da dove si è. E così anche il passaggio del tempo dipende da dove si è. L'idea di un sopra universale o di un tempo universale l'abbiamo scartata. Sei riuscito a applaudire. Io mi aiuti a capire questo. Io ci provo a semplificare. Lo sto facendo, diciamo, molto bene. Grazie. Gli universi paralleli esistono. Esiste un altro Giovanni Floris da un'altra parte che fa un altro lavoro identico a me? Ne esiste uno che fa lo stesso lavoro mio, ma con una piccola Secondo differenza? Me no. No. Non dipende, quindi il mondo è questo. Il mondo è questo, no, sono due cose diverse. Il mondo che vediamo è questo. Cosa c'è oltre non lo sappiamo. Noi sappiamo molto poco sul mondo. Il mondo è pieno di mistero, il mondo ancora.
Però diciamo, è facile speculare, immaginare, potrebbe essere che ci sono tanti altri Floris e Rovelli che io le trovo troppo immaginazioni, sì. Questa è la mia opinione. Quello che noi vediamo è vero, almeno questo. La realtà è quella che ci appare. La realtà è quella che ci appare, il titolo di un altro mio libro. La realtà non è come ci appare, il titolo del libro. Certo, la realtà è questa, per carità, però noi siamo come bambini, credo, che cresciamo, l'umanità intera, all'inizio abbiamo delle idee, poi queste idee si migliorano, impariamo di più, usciamo dal paesello, ci liberiamo dalle... Io da bambino pensavo che a Natale i regali me li portasse un angelo con le ali venute dal cielo, poi ho scoperto che è più bello di così, i regali me li portano i miei genitori perché mi vogliono bene... Quindi ho imparato di più sul mondo, ho lasciato perdere l'angelo, c'è qualcosa di più bello, i miei genitori, l'amore dei miei genitori. È cambiata la mia visione del mondo. In fondo è lo stesso cambiamento di quando capiamo che la Terra gira, che le cose non sono solide, capiamo di più, impariamo di più sul mondo, ci liberiamo di idee semplici e questo lo facciamo diventando grandi da bambini, l'umanità intera imparando, è un pezzo del percorso anche della scienza. Dunque, la settima lezione, l'ultima, noi abbiamo percorso le sue lezioni del libro, che tanto successo sta avendo, dedicata a noi esseri umani. Lei si chiede cosa rimanga della nostra libertà, dell'individualità, se siamo soggetti alle leggi della natura come qualsiasi altro elemento dell'universo. Qual è la risposta? Tutto. La risposta è che rimane tutto, secondo me. Noi siamo... Io penso che facciamo un errore quando pensiamo che c'è la natura con le sue leggi e poi ci siamo noi fuori, che siamo un'altra cosa diversa. No, noi siamo pezzetti di questa natura, siamo governati dalle leggi della natura, che in gran parte conosciamo, in parte ancora dobbiamo capire meglio. Questo però non impedisce, questo non vuol dire che siamo sassi, perché la natura è complessa, estremamente complessa. La natura ha gli alberi, le piante, il tramonto, il cielo stellato, le galassie, i nostri pensieri, la nostra anima, i nostri amori, i nostri sorrisi, tutto questo è natura, e tutta questa è una grande complessità che c'è dentro le cose, e noi siamo un pezzettino piccolissimo di questa cosa qui, no? Noi siamo tutti i nostri imperi, religioni, deliri, televisioni, chiacchiere, stanno su un granellino di polvere che sta in un'immensa galassia, che a sua volta è un granellino di polvere, un immenso... Io penso che questo ci fa sentire a casa, siamo a casa della natura, siamo un pezzo della natura, siamo giusti dove siamo e la natura è abbastanza ricca da comprendere chissà quali altre meraviglie che non conosciamo e noi. Carlo Rovelli, 7 brevi lezioni di fisica da Delphi, grazie di essere grazie. Stato con noi, bocca al lupo per tutto. Credo che la risposta finale alla domanda cos'è il tempo non ce l'abbiamo ancora. Beh, ce ne dia una almeno prefinale. Le cose cambiano e il tempo è semplicemente un contare il cambiamento delle cose. Il che vuol dire che se non succede niente il tempo non passa. Questo è diverso da quello che abbiamo imparato a scuola, che è che il tempo passa comunque. Io credo che il tempo non sia qualche cosa che esista di per sé, ma esista soltanto quando qualche cosa cambia. Anzi, nelle equazioni che io e colleghi stiamo studiando adesso come equazioni fondamentali del mondo, il tempo non c'è completamente. Quindi il tempo nasce pian piano come descrizione macroscopica di cose grandi. Cioè, legata a qualcosa che succede, è legata in qualche modo allo spazio o al modo in cui noi ci relazioniamo allo spazio? Al modo in cui noi ci relazioniamo, lo spazio in cui le cose si relazionano una con l'altra. Se ci penso potremmo parlare sempre senza mai fare riferimento al tempo. Invece di dire stamattina alle 8 ho preso l'aereo per venire a Roma, potremmo dire stamattina ho preso l'aereo quando il sole era là, sono arrivato quando il sole era là. Potremmo sempre fare riferimento alle cose una con l'altra e mai fare riferimento al tempo. È possibile. Quindi è possibile descrivere la natura senza usare la nozione di tempo. E forse è necessario, perché il tempo nella struttura minuta delle cose diventa molto complicato. Cioè il tempo è il nome che diamo al cambiamento delle cose. Esatto. Ma il cambiamento delle cose non è determinato dal tempo, e questo esatto. È il concetto. Questa esatto. Cosa porta? Ma diciamo... Cioè cosa significa praticamente nella vita che noi studiamo, che voi studiate, cosa implica un concetto del genere? Dunque,
Diciamo, sono due, le risposte sono due. Quando Einstein capisce che lo spazio e il tempo non sono esattamente come pensavamo prima, è un passo avanti nella nostra comprensione del mondo. Ci interessa perché vogliamo sapere come è fatto il mondo. Però poi, diciamo, qui nello studio ci sono le luci, queste luci vanno in energia elettrica, questa energia elettrica in parte l'Italia la compra dalla Francia, immagino, perché non ce l'abbiamo abbastanza, la Francia la fa con le centrali nucleari, che funzionano grazie a... Diamo il benvenuto a Carlo Rovelli, fisico teorico, buonasera professore, responsabile del gruppo di ricerca, prego, benvenuto di martedì, sulla gravità quantistica dell'Università di Marsiglia. Allora, un ospite piuttosto insolito per il nostro studio, ma che ci aiuterà a capire delle cose che è sempre molto difficile capire, almeno per me. Ha scritto numerosi saggi, l'ultimo dei quali è questo, un vero caso editoriale, perché ci accompagna nelle grandi scoperte della fisica con un linguaggio semplice e pieno di poesia. Si chiama Sette brevi lezioni di fisica, edito da Adelphi. Allora, professore, sette lezioni di fisica in cui spiega cose complicatissime. Partiamo da quello che abbiamo orecchiato tutti, la relatività di Einstein, cos'è? La relatività di Einstein è intanto una cosa che ormai ha 100 anni, quindi non è una cosa nuova, è una cosa che fa parte della fisica assodata, diciamo. Ed è il momento in cui abbiamo imparato che lo spazio e il tempo sono diversi da come li intuiamo di solito. Che vuol dire? Ma, per esempio, vuol dire che il tempo va a velocità diverse in luoghi diversi. Gli orologi misurano un passaggio del tempo diverso, più in alto, più in basso. Cioè il tempo... Il tempo in alto va più veloce e in basso va più lento. Alto dove? Cioè al quinto piano? Ah no, si misura anche a 20-30 centimetri di distanza con orologi molto precisi. Montagna un pochino più lento, cioè un po' più tempo se lei avesse un fratello gemello che vive in montagna, quando vi incontrate dopo 50 anni, lui è un pelino più vecchio. Allora, partiamo dal principio, cos'è il tempo? Facile. Credo che dobbiamo sollevare un po' in studio perché non si sente bene nello studio. Prego, l'audio in studio va alzato, prego. Allora, cos'è il tempo? Cos'è il tempo è una domanda molto difficile, perché è una domanda a cui si risponde per gradi. C'è una descrizione del tempo molto precisa nella fisica di Newton, scopriamo che è sbagliata perché trascura questi fenomeni. C'è una descrizione del tempo nella fisica di Einstein che tiene conto di questi fenomeni. E c'è una ricerca attuale sulla natura del tempo in corso con domande aperte. Succedono solo perché non abbiamo abbastanza soldi per costruire astronavi per andare fin là e tornare indietro. Perché? Mi faccio un esempio, come potrebbero succedere? Perché se una persona, cioè il suo fratello che vive al mare, per lui passa un po' meno tempo. Se suo fratello andasse vicino a un buco nero, dove c'è molta gravità, diciamo, parlando in maniera impossibile. Perché il tempo è legato alla forza di gravità. Sì, più si va vicino a una massa dove la gravità tira di più, più il tempo rallenta. Quindi il fratello... Rallenta perché se è un modo di misurare il cambiamento è più lento perché è più trattenuta la forza di gravità. È lento visto da... sì, più o meno sì. Potrebbe fare il fisico. No. Faccio un fisico. Allora, ci si muove con maggior fatica perché c'è più forza di gravità. Quindi stiamo usando immagini facili perché si arrivi a comprendere. Quindi diciamo, più sei vicino a un centro di gravità, più il tempo passa lentamente. Ovviamente, più te ne allontani, più passa velocemente. Esatto. Quindi se arrivi su nel cielo, per te sono passati 10 anni, per chi è rimasto a terra è passato un mese. Esatto. È così. Esattamente. Ed è vero. È vero, è assolutamente vero. Queste cose si misurano in laboratorio. Ovviamente alle nostre scale le differenze sono piccole, non sono enormi. Ma se riuscissimo ad andare vicino a una stella molto molto massiccia come un buco nero, lì l'effetto sarebbe molto forte e potremmo tornare indietro e nel frattempo sulla Terra sono passati 50 anni. Ma questo anni. Perché? Perché le particelle, i quanti reagiscono in maniera diversa? No, non si può pensarla così, ma è molto più pulito e funziona molto meglio pensare che è proprio il tempo che non è fatto. Il tempo non è una cosa che si muove tutte insieme, in ogni luogo si muove in maniera diversa. L'errore è pensare che c'è un tempo unico. E come, le faccio un esempio, come sopra e sotto, no? Quando pensavamo che la Terra fosse piatta, sopra e sopra. Poi abbiamo capito che a Sydney sopra e sotto, certo. Cioè che il sopra e sotto dipende da dove si è. E così anche il passaggio del tempo dipende da dove si è. L'idea di un sopra universale o di un tempo universale l'abbiamo scartata.
Se riuscite a applaudire. Le formule che sono state scritte sulla base delle intuizioni di Einstein. Quindi l'uso poi di questa comprensione del mondo è fondamentale per la tecnologia in cui viviamo, pesantemente direi. Cos'è la meccanica quantistica? La meccanica quantistica è l'altra metà delle grandi scoperte del XX secolo in fisica. Cioè la relatività che ha cambiato come pensiamo allo spazio e al tempo. E cioè la meccanica quantistica che ha cambiato come pensiamo alle cose, agli oggetti. E ci spiega, ci racconta, ci ha fatto capire, diciamo, descrive la nostra comprensione delle cose che sono, non sono fatte di sassolini, sono fatte di vibrazioni di cose che nascono e muoiono. È come se le particelle che compongono le cose saltassero sempre da un posto all'altro. Il mondo è fatto di quanti, quanti sono il cuore della meccanica quantistica, piccole entità che pullulano, balzellano. Quindi il mondo è... Questa non è filosofia, è fisica, diciamo. È questa veramente è... fatto così il mondo, è di piccole particelle che rimbalzano. Questo cosa così, implica? Se non fosse fatto così non saremmo capaci di costruire i computer, i circuiti integrati. Quindi questo serve concretamente. Ecco, cosa serve? Per esempio per costruire tutta la tecnologia dei computer si basa sui circuiti integrati, sono i semiconduttori e il modo, il dettaglio in cui funzionano, noi li sappiamo far funzionare perché sappiamo che ci sono questi salti quantici, queste cose. E sa che noi arriviamo a questi concetti solo attraverso il cinema, attraverso Hollywood fondamentalmente. Sì. Io esco da un cinema a cui ho portato i ragazzini in cui c'è il mondo di domani, si può viaggiare nel futuro, si può andare nel passato proprio perché c'è la meccanica quantistica, ci sono tanti universi paralleli che si intrecciano, uno può passare di là e di qua. Ha una base reale un gioco sul tempo come quello che fanno al cinema, oppure no? Sì e no, diciamo qualcosa sì, per esempio recentemente Interstellar racconta di questo astronauta che va vicino a un buco nero, poi torna e lui è ancora giovane e sulla Terra sono passati tanti anni, tant'è vero che incontra sua figlia molto più vecchia di lui. Sì. Questo è fisica vera, diciamo, queste cose non... Io... Mi aiuti a capire questo? Io ci provo a semplificare. Lo sta facendo, diciamo, molto bene. Grazie. Gli universi paralleli esistono? Esiste un altro Giovanni Floris da un'altra parte che fa un altro lavoro identico a me? Ne esiste uno che fa lo stesso lavoro mio ma con una piccola Secondo differenza? Me no. 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 Non dipende, quindi... Il mondo è questo? Beh, il mondo è questo, no, sono due cose diverse. Il mondo che vediamo è questo. Cosa c'è oltre non lo sappiamo. Noi sappiamo molto poco sul mondo. Il mondo è pieno di mistero, il mondo ancora. Però, diciamo, è facile speculare, immaginare, potrebbe essere che ci sono tanti altri Floris e Rovelli che... Però io lo trovo troppo immaginazione, sì. Questa Ma è la mia opinione. Quello che noi vediamo è vero? Almeno questo? La realtà è quella che ci appare? La realtà è quella che ci appare, è il titolo di un altro mio libro. La realtà non è come ci appare, il titolo del libro. Certo, la realtà è questa, per carità, però noi siamo come bambini, credo, che cresciamo, l'umanità intera, all'inizio abbiamo delle idee, poi queste idee si migliorano, impariamo di più, usciamo dal paesello, ci liberiamo dalle... Io da bambino pensavo che a Natale i regali me li portasse un angelo con le ali venute dal cielo, poi ho scoperto che è più bello di così, i regali me li portano i miei genitori perché mi vogliono bene... Quindi ho imparato di più sul mondo, ho lasciato perdere l'angelo, c'è qualcosa di più bello, i miei genitori, l'amore dei miei genitori. È cambiata la mia visione del mondo. In fondo è lo stesso cambiamento di quando capiamo che la Terra gira, che le cose non sono solide, capiamo di più, impariamo di più sul mondo, ci liberiamo di idee semplici e questo lo facciamo diventando grandi da bambini, l'umanità intera imparando, è un pezzo del percorso anche della scienza. Dunque, la settima lezione, l'ultima, noi abbiamo percorso le sue lezioni del libro che tanto successo sta avendo, dedicata a noi esseri umani. Lei si chiede cosa rimanga della nostra libertà, dell'individualità, se siamo soggetti alle leggi della natura come qualsiasi altro elemento dell'universo. Qual è la risposta?